Ciao a tutti, io sono Simone. Qui con me c'è sempre Simona, che anche se sta in silenzio. Sì, E sto giocando, sempre per i fattori. questa è di nuovo Castle Stories. Sfortunatamente il baco che si è presentato nello scorso episodio non sono riuscito a risolverlo. E quindi niente, iniziamo da capo. Iniziamo da capo, stavolta sperando di fare meno danni. Tanto vediamo di Sperando di non riuscire. lasciare buchi più che altro. Vediamo di riuscire a prendere qualche albero senza far cadere giù tutto. Già, sarebbe una bella cosa. Di spostarlo di modo che prenda qualche albero non faccia cadere giù i blocchi. Ok, tu vai qua. Tu invece vai. Vai. Ecco, ce la posso fare, dirgli di andare qua? Sì, ce l'ho fatta. E tu ancora vai in miniera, che credo che sia qui dietro, ok. Noi abbiamo Ecto, Yoss, questo qua come si chiama? Doop e Buster. Ah certo, se non... Mannaggia a me, se non faccio le... Oh no. Abbiamo abbastanza adesso. Beh, non mi fa lasciare il tronco, scusa, vabbè. Buttalo lì. Soltanto uno di legno facciamo. Tanto legno non ne serve tantissimo. Ok, poi iniziamo subito a costruire, quindi questo lo andiamo qua. Ok. Dicevo, iniziamo subito a costruire. Lasciamo un po' di spazio, facciamo così, 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 così. Così qua abbiamo anche lo spazio per le eventuali scale. Facciamo bene la pianificazione, non come prima che ho fatto le cose col culo. Ok, quindi il primo livello l'abbiamo fatto. Mandiamo questo a posto io. Andiamo a quest'altro miniera. Ok. Dice che c'è un omino che non sta facendo una ceppa, ma non vedo qual è questo omino. Vedete, va spedita la costruzione, con uno che costruisce le terre che raccolgono è l'ideale. Non so perché non mi sta dando le ocere, mi sa che è un bacco, vabbè. Ce la caveremo anche soltanto col soldato, non vi preoccupate. Tanto voglio mettere anche due operatori, uno di qua.
Oin è uno dei nani nel Signore degli Anelli dell'Hobbit. Niente, che già soltanto con due taglialegna non ce la facciamo. Due che minano, non taglialegna. Non poi dentro la cosa. Abbiamo quasi finito il primo livello, però. Basta, vai anche te in miniera, dai. Minuti al primo attacco, dai, dai. Su, dai, vai a raccogliere questa roba intanto. Eccola, questo lo facciamo diventare costruttore, che adesso abbiamo un po' di roba. Questo lo facciamo diventare costruttore di cose sminchie. Ottimo, abbiamo fatto le due porte, davvero davvero ottimo. Vediamo di mettere anche questo. Così possiamo fare anche le torce appena abbiamo un minuto. Iniziamo a fare il secondo piano. Ta-ta-ta, come con i Lego. Tac-tac-tac. Sembra di giocare con i Lego. Lego meno pixelosi. Adesso può andare bene anche così. Ok, già se ne disse così sembra finito. Mandiamo anche lui in miniera. Ok. Mi è uscita a fare già una delle torce. Andiamo anche in miniera, ottimizziamo i tempi così. Oh, finalmente possiamo fare le oceane. Possiamo fare.
mettiamoli nei punti più elevati come prima. Un po' di pietra la devo bastare per fare almeno metà del secondo livello. Ottimo, ottimo, sono andati spediti. Andiamo a fare un'altra torcia come carri d'attacco. Raccogliamo un po' di sto legno. È rimasto un po' interdetto questo, eh? Vediamo se così riesce a costare qualcosa. Una cerca di mancano 2 minuti al primo attacco, vedete che è già buio. Dai, datti da fare, costruisci qualcosa. Niente. So che finché non troviamo la pietra arancione siamo bloccati da quel punto di vista. In compenso abbiamo finito il secondo strato del castello, diciamo. No, ho sbagliato. Ma lo blocco intero. Ho sbagliato. Ok, che arriva l'attacco. Non so cosa ho fatto, ma ho sbagliato. Comunque cosa abbiamo fatto. Ho tipo selezionato che non dovevo accettare qualcosa. Vai, difendetemi!
non l'abbiamo ucciso, non l'abbiamo ucciso, bravissimo. Ho intonato tutto il lavoro. Su, tutto il lavoro, dai. Che nessuno batta la fianca. Questo deve essere uscito a ferro, no? Bellissimo. Non so se riusciamo a reclutare un nuovo mio. Sono ancora abbastanza lontano. Adesso ho finito questo livello qua, il terzo livello diciamo, volevo iniziare ad espandere a fare una torre un po' alta per gli arcieri. Di modo che anche loro hanno più difesa. Quindi questo due li mandiamo un attimo qui. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualche torcia, signore di sì. Meglio, no, guardate che belli gli effetti di luce. Oh, maledizione, i comandi devono assolutamente essere sistemati. Ok, così sistemiamo anche le scalette. Adesso magari proprio qua iniziamo a fare un torrione che sale sempre più su. Pensavo un po' come voglio fare. Vediamo un po' se così può funzionare. Non vorrei trovarmi con il mino bloccato dentro. Ok. Anzi, è un brutto forno di legno. Non posso riuscire a cancellare tutto in tempo. Ok. Piuttosto facciamo una cosa così. E via.
Così. Mi sa che siamo prossimi in un altro attacco. Qua facciamo due ondate visto che il secondo video con solo la seconda ondata è andato male. Mandiamo avanti Simo, spero che non nulla. Mandiamo avanti le parti noiose, magari mettiamo una bella musichetta di sottofondo. Inizia già ad avere un aspetto decente questo castello. Mandiamo questo a cognome e vendere. Che male non fa. Vediamo se distrugge sto pezzo qua. Ok, cancelliamo le traiette. Ecco. Gli alberi sono l'unica risorsa limitata in questo gioco, però ce ne deve essere abbastanza per fare un po' quello che si vuole. Non so se riesco a fare anche queste cose qua. Così però ti leggi. Allora non riesco a capire a che altezza li sta mettendo. E mettile, ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi questo qua ci mette due arcieri. Se questo si degna di costruire o di fare qualcosa, no? Troppa fatica. Troppa fatica. Vai a prendere queste cacchio di assi di legno. Bravo. Vai qua sopra. Vai qui sopra. Vai qui. Vai qui. Vai qui. Bravissimo. Ma hai messo. Sei un piccio, hai messo un pezzo di legno, non devi mettere un pezzo di legno. Ti viene un po' confuso, dovresti mettere assi di legno, assi di legno. Do you know assi di legno? No, mi viene un po' confuso sto ragazzo. Così. Questo lo sai fare, sì. Sono un po' confuso i miei omini, devo scommettere adesso. Ah, cioè, adesso che ho messo la cosa inutile, riesco a mettere anche la cosa inutile. E tra 5 secondi, intanto è tornato a 5, tra 5 secondi ci sarà l'attacco. Attenzione. Joss, cosa stai facendo, Joss? Smettila di ballare qua lì. Joss. Chi è Joss? Non ho sfigato. Lag! No. Ah. Chi ha lo spugnato? Questo è tutto, dove è Joss? Basteo e Ecto. Non lo so, è scappato. Joss è qua. Log!
Come cacchio fa a laggare un gioco che ha un mondo che è 10 pixel di larghezza e non lagga GTA? Vai, fateli secchi! Non sto vedendo che mi muoiono tutti perché sti qua non si muovono. Buba, vai qua! Buba! Qui Buba! Qui Buba! No Buba, stai lì, bravissimo! Ammazzali tutti! Una battaglia al Claudio Palma. Ci sono questi qua immobili e questi qua immobili. Minchia che battaglia entusiasmante. Dai, sparagli nel culo, sparagli nel culo. Gianne nel culo. Guardate nel culo anche a me adesso. Sembra un Oompa Loompa fatto di roccia. Ma qua c'è un altro soldato. Che fino ha fatto? Vai. Vai, Oin, figlio di Gloin. Spaccagli il culo. Spaccagli. Oin. Se ho capito che bravo, stai laggando, lagga verso la vittoria, dai, lagga verso, lagga qua, sta facendo il moonwalk, bravissimo, awesome. Ostile, ok, questo era il secondo episodio di Castle Story. Sperando che non laghi così tanto il prossimo episodio, vi saluto. Mi saluta anche Simo. Ciao. Mi saluta anche Simo. Ciao.